evento dedicato agli eventi di quest'estate in un comune in particolare, Cappelle sul Tavo. Ringrazio perché è qui presente l'assessore comunale Angelo Azzelli. Grazie. Buonasera. Intanto ringrazio il direttore di TV6 che mi ha invitato. Assolutamente un piacere. Poi è anche importante parlare di una piccola realtà territoriale come quella di Cappelle sul Tavo. Anzi, ce la racconti, ce la presenti? Ma intanto è un paesino. Per tutte le cose ci sarebbe veramente da parlare tantissimo, è un paesino molto molto piccolo, ma soprattutto il territorio di questo comune che è piccolo, però è proprio attaccato alle città più grandi, quindi insomma Montesilvano Pescara siamo proprio a qualche chilometro dal molto centro. Frequentato, molto sì, è un posto di passaggio, uno dei posti... Però avete risistemato un po' il centro storico, quindi ci si può anche fermare, ecco, mettiamo sì, così. Da un anno che ci siamo insediati, non alla nuova amministrazione, ovviamente bisogna sempre salutare il sindaco, la dottoressa Maiorano Picone, che mi ha dato l'opportunità di rappresentare l'amministrazione. Sindaco donna, non sindaco male. Donna, molto attiva, sempre impegnata, dalla mattina alla sera penso tantissimo proprio come vocazione a questo incarico. E vi siete messi sotto anche perché, nonostante le ristrettezze economiche, c'era un cartellone di manifestazioni estive da proporre e ai cittadini di Cappelle, o quanti magari dal mare, dalla vicina Montesilvano, anche Silve Marina, vogliono spostarsi un po' nell'interno. Ecco, avete già tenuto diverse manifestazioni nel mese di luglio? Sì, noi a luglio abbiamo iniziato con un concerto dedicato, quattro giornate dedicate ad Aspettando le Pupe. Aspettando le Pupe perché le pupe, il palio delle pupe, è quella cosa che contraddistingue un attimo questo comune. Quest'anno ci sarà una manifestazione a 35esima edizione, quindi 35 anni di queste contrade che preparano, anzi stanno già lavorando, molto molto in sotterfugio, di nascosto per le loro pupe, perché poi ci sarà poi la kermesse finale, quella del 15 di agosto. Ecco, noi ci conosciamo, ti conosco abbastanza bene, mettiamola così. So che a te piace molto la tradizione, la storia, andare a curiosare, spulciare, hai delle collezioni di fotografie, libri, vabbè, poi ci sono le tue passioni. Le pupe che tradizioni hanno a Cappelle? Beh, la pupa ha iniziato la sua storia molto anticamente. In effetti è sempre un fatto propiziatorio, cioè viene bruciato il fantoccio, la pupazza, anticamente veniva fatto questo, proprio per sperare in un raccolto migliore, quindi insomma una cosa tradizionale, antica, legata molto all'agricoltura, alla campagna, ai contadini. Insomma. E il palio? Il palio è venuto fuori da un'idea, giustamente, di vecchia idea di un cittadino, un paio di cittadini di Cappelle per scherzo dice iniziamo a far battagliare, disputare due contrade. Poi da lì, dalle due pupe che ballavano e scoppiettavano con i ballerini sotto a queste, diciamo, rudimentali pupe, pian piano i vari quartieri, le varie contrade hanno iniziato a costruire la propria, e quindi oggi si è arrivati a 14. Non è pericolosa come competizione? In effetti è una competizione in parte pericolosa, però oggi gli accorgimenti tecnici permettono al ballerino che entra all'interno di questa pupazza realizzata con un telaio credo in alluminio e poi rivestita di carta festa, dia una certa sicurezza. Anche perché quindi non corrono rischi i turisti, gli spettatori, no? Beh, ci sono delle norme di sicurezza chiaramente da rispettare, vengono messe delle reti molto sottili che comunque eviterebbero il contatto, insomma, il colpo. Comunque è emozionante come evento. Molto emozionante. Il 15 di agosto. Il 15 di agosto sicuramente, ogni anno 10-12 mila persone al campo sportivo. Proviamo a parlare dei tanti eventi di agosto, parliamo anche di Cappelle come città, che è stato un crocevia culturale di gente come Michetti, D'Annunzio. Sì, no? Sì, Cappelle sul Tavo per quel poco che ha è stata un attimo, si può dire un attimo, la madre della mamma di Ennio Flaiano, dei genitori di Flaiano, quindi la mamma Natalì, la nonna, il nonno, lui che veniva a Cappelle, ma ancor prima si parla di Michetti che venisse a Cappelle alla villa dell'Anderset, addirittura pare che ci siano delle fotografie, speriamo un giorno di farvele vedere, nelle quali lo stesso Michetti stava dipingendo D'Annunzio seduto su una terrazza di questa villa, quindi del parco
che attualmente c'è, insomma. Noi ci sono molte pettegolezze e dicerie, ci sono anche delle lastre di vetro? Anche delle lastre di vetro, sì, nelle quali il barone dell'Underset, cioè con le quali il barone ha lasciato, ecco, questi ricordi fotografici della sua vita privata e quindi anche della vita cappellese. Se non sbaglio c'è anche un carteggio con Kodak? Sì, lui scriveva, almeno da quello che ho visto, ho potuto vedere, scriveva direttamente a Kodak, si faceva mandare i materiali direttamente da Kodak. E quando pensa che potremo metterle in esposizione anche queste cose? Ci proviamo, vediamo un attimo di riuscire a fare qualcosa, spero l'anno prossimo. Ecco. Questo è lo substrato culturale che soggiace all'attività della sua amministrazione comunale. Oddio, e questo ne stiamo Cappelle parlando. Cappelle è stata anche la patria di Don Oreste De Amicis, il messia d'Abruzzo citato nel Trionfo della Morte dallo stesso D'Annunzio. Personaggio molto eccentrico. Tra molto particolare, poi scomunicato, però credeva di essere Cristo. Fotografie però non ce ne sono. Di lui non ce ne sono per il momento. Credeva di essere Cristo. Sì, sì. E c'ha anche il suo proselitismo. La stessa eccetera. Cosa aveva gli apostoli, vestiva come lui, con i capelli lunghi, con la barba e pare che facesse anche dei pseudo miracoli. Al di là di tutto è il folklore di questo evento, di questo personaggio che andrebbe recuperato. Recuperato sicuramente. Assolutamente. Parliamo invece di un'estate, abbiamo finora un substrato culturale che soggiace a eventi che riguardano soprattutto il divertimento, mettiamocela così, perché l'estate vuole divertirsi la gente, però avete fatto delle scelte abbastanza mirate e con gusto. Innanzitutto partite con la moda il primo agosto, no? Sì, il primo agosto partiamo con la moda e avremo la prima edizione di Cappelle in Arte e dall'idea di un'associazione di danza, la SD appunto. Stiamo vedendo anche la brochure che ci sta mandando in onda. Ed è la prima edizione di di un défilé di alta moda. Oltre al défilé di alta moda, dove potrebbero sicuramente nascere nuove iniziative intorno a questa prima edizione, perché già in questa occasione avremo dei mercatini dell'artigianato, degli stand gastronomici anche per accogliere nel migliore dei modi i cittadini che verranno a vedere. Qualche tondino ci sarà? Dopo parleremo del tondino. Oddio, per il tondino bisogna attendere la fine del mese di agosto, sì, per quanto riguarda la produzione. Invece il 3 di agosto sempre... Il 3 di agosto io mi sono trovato, questa è la mia passione, la dico perché è vera, mi sono trovato tempo fa a vedere questo musicista, si chiama Stan Skibbe, è un musicista poliedrico impressionante sotto tutti i punti di vista, pare che sia davvero uno dei migliori chitarristi del mondo, ha avuto a che fare con grossi come Otis Redding, come ad esempio Prince, l'ultimo Prince, e poi è stato ospite in diverse trasmissioni televisive, delle migliori televisioni degli stati europei, in Europa, allora ho avuto modo di conoscerlo grazie a Luca Giordano, col quale Luca Giordano è un altro musicista conosciuto per Abruzzo nel Blues, in Abruzzo per le varie edizioni di Abruzzo nel Blues, e ho detto questa è una cosa che dobbiamo cercare in tutti i modi di portarla a Cappelle. Cappelle, già l'anno scorso ho ospitato Bob Stroger, un mito del basso di Chicago. Quest'anno porteremo questo uomo che tra altre cose assomiglia molto a Jimi Hendrix, anche perché questo è un tributo a Jimi Hendrix. Chitarrista che suona con la bocca, un chitarrista che suona con la mancina, il mancino, e suona come Jimi Hendrix, quindi bisogna vederlo, secondo me è veramente l'occasione giusta per vederlo. Gli avete detto che non è il caso di bruciare chitarre o amplificatori, no? Beh, cercheremo di limitare un attimo le potenze, però sicuramente un impianto di grande impatto. Sì, perché Jimi Hendrix aveva queste abitudini un po' trasgressive. Di uscire un attimo fuori. E quindi sarà questo tributo all'insegna del blues, perché poi è una musica che... E del rock, blues e rock, musica che piace a tutti quanti, mettiamola così. 7 agosto, beh, ci sarà la tappa di Miss Adriatico, l'8 e il 9 agosto il Festival Internazionale del Cinema Naturalistico Ambientale. È il primo anno. C'era prima con questo evento particolare. Questa è stata un'occasione particolare davvero, perché sotto il profilo culturale, anche dell'interesse, è una cosa importante partecipare come comune a questa 12ª edizione, curata dall'Associazione Comunicazione e Immagine di Forti, un regista Forti, e avrà anche una finale, quindi 8 e 9, l'8 dedicato molto, molto in particolar modo ai piccoli, ai bambini, quindi verranno diciamo proiettati dei cartoni animati, saranno dei regali per i bambini, cappelli, liquirizie, queste cose qua. Il giorno dopo
si entrerà nel clou del festival con tre documentari praticamente inediti, mai visti, e quindi avremo modo di vedere anche una mostra dedicata alla Danimarca, e ci sarà quindi un incontro un po' più culturale, un po' più interessante. I cittadini potranno tranquillamente venire gratuitamente, comunque tutte le sere sono libere. Sarà anche l'occasione per stimolare una cultura ambientale in questo caso. Certamente, no? Certamente. Anche perché Cappella ce n'è bisogno, sta parlando. Ce n'è molto bisogno. Col porta a porta, no? Quindi sì, dovreste. Sì, certo. E anche questa è un'occasione di sensibilizzazione. Certo. E poi siamo alla settimana di Ferragosto, apriamo con l'11 agosto con l'orchestra Calibro 1, un ballo in piazza che non possono mancare assolutamente. Poi in piazza a Terra Rossa. Terra Rossa. Sì, sì, sì. La zona nuova, diciamo, di Cappelle. E c'è maggiore possibilità di coinvolgimento, eccetera. Il giorno seguente Cura canta. E poi il 13, un concerto al quale teniamo particolarmente, no? Con White Queen, anche perché sei un patito dei Queen, no? Sì, qui si ritorna con la collaborazione della Proloco di Cappelle sul Tavo. Anche a loro bisogna riconoscere che si stanno impegnando molto i ragazzi della Proloco per aver organizzato questa serata particolare dedicata ad un personaggio che è Freddie Mercury, e White Queen credo che sia la cover band riconosciuta più importante di quelle che rappresentano proprio i Queen, quindi anche lì maxi schermo, impianto megagalattico, almeno ci sarà di che divertirsi, no? Spettacolo al 100%, con quindi, un personaggio veramente stravagante, particolare, quindi, identico anche a Queen, si atteggia, sì, identico solo fisicamente, sì, no? Poi con la voce anche favoloso anche come voce, pare che sia favoloso come anche Vabbè, voce. Ancora balli in piazza alla vigilia di Ferragosto e dopo, come dicevamo, la 35esima sì. edizione del Palio delle Pupe, il giorno di Ferragosto con questa sfilata molto suggestiva, particolare in sì. piazza, eccetera. Poi stavi citando, no, la Proloco di Cappelle, che di vicissitudini ne ha avute, risolte? Sì, sì, tutto a posto, benissimo, c'è stato un cambio di dirigente, del presidente, e il nuovo presidente è praticamente è una ragazza molto attiva, è una ragazza che da come ci siamo incontrati pare veramente che voglia fare tantissimo. Facciamo un bocca al lupo allora. Elenia Gianzante, sì sì, in bocca al lupo per lei e per tutti gli altri che si stanno dando da fare. Avete organizzato per questi eventi anche dei bus navetta? Allora sì, per l'evento del 15 di agosto avremo un bus navetta, come uno o due molto probabilmente, come ogni anno, daranno la possibilità a tutti quelli che sosterranno lungo le vie del paese di raggiungere con facilità il campo sportivo, ma non solo, anche la piazza del paese, perché poi ovviamente sarà chiusa in occasione della sfilata. Ecco. Nella seconda metà di agosto cosa... Oh, poi questa è stata un'idea del sindaco che noi tutti dell'amministrazione abbiamo immediatamente appoggiato, quella di ritornare a riassaporare un prodotto tipico della Valle del Tavo che va da Cappelle a Farindola ed è il tondino. Il tondino è un fagiolo bianco, piccolo, molto piccolo, rotondo, deve essere coltivato chiaramente nella maniera biologica, quindi sana. Può essere coltivato intorno al periodo in cui viene raccolto il grano, quindi il tempo per la crescita è brevissimo, di solito i primi di ottobre. In questo caso abbiamo accelerato un po' con i tempi, c'è stata una produzione, una coltivazione antecedente al periodo naturale, proprio per offrire la possibilità ai cittadini di venirlo a gustare. E il 27 e 28 di agosto credo che ogni anno sarà lo stesso periodo, quindi fine, ultimo venerdì e sabato di fine agosto di ogni anno, faremo questo, non la definirei sagra, ma un incontro con i sapori tipici del tondino cucinato in diversi modi dai vari ristoratori locali. Avremo quindi poi vino, buona musica, anche in quel caso buona musica. Beh, quella non potrebbe assolutamente mancare, anche per accompagnare la serata. Certamente. Il tondino con cosa si abbina? Perlomeno vino, birra, io direi vino. Il tondino sì, si abbina, con il vino, sì, sicuramente con il vino, che non mancherà, credo anche a volontà, in occasione di queste due giornate. Diciamolo a bassa voce. No, non lo diciamo a bassa voce. Bisogna star bene, divertirsi e assaporare questo, provare, assaggiare questo prodotto particolare, molto molto particolare. Ascolti, ho saputo che state anche stimolando gli agricoltori presenti sul territorio a tornare alla coltivazione del tondino, un tondino che stava scomparendo per prodotti
fagioli più commerciali, sì, eppure sì. Noi ce l'avevamo qui sulla Vallata del Fiemme. Era il fagiolo da sgrana, da sgrano o sgrana, credo che siano corretti tutti e due i termini. Mi passa l'ignoranza. E una volta a casa si andava nelle case delle, c'erano le nonne, avevano tutte quante questi fagiolini. E quindi quando si mangiava pasta e fagioli nella nostra, nel nostro territorio, ma oltre anche la Vallata del Tavo, nessuna abitazione, cioè tutte le abitazioni avevano in casa, trovavi sempre questo fagiolo. Oggi come oggi è un fagiolo che è andato veramente a scomparire, anche perché la coltura è molto delicata, è molto difficile. È una pianta che praticamente fa molte foglie, però alla fine del prodotto sano e per gli uccellini che vanno a pizzicare, cioè perché lo lasci lì naturale crescere, e per una cosa e per un'altra, e anche per il fattore acqua, che è cambiata, l'acqua è cambiata, non è più l'acqua di una volta. Nel Fino, il Tavo, che erano insomma fiumi puliti, l'acqua trasparente, sappiamo, no? Ci faceva che sono, il bagno. Sono un po' a rischio questi alvei, ecco, fluviali. E allora bisogna cercare di un attimo stare attenti alla coltivazione, quindi noi abbiamo cercato di incentivare come comune, ma non soltanto, di cercare di essere anche comune capofila di un progetto insieme, che cercheremo di concertare con le amministrazioni degli altri comuni della Vallata del Tavo, per arrivare a farlo diventare un prodotto di origine protetta, perché bisogna che anche questo prodotto, credo, sia un prodotto da un DOP, come tenere, ecco assolutamente, e corteggiare in un certo però modo. Quest'estate qualcuno ha già avuto un assaggio di tondini, o sbaglio? Sì, qualcuno già ha avuto l'assaggio del tondino secco, che dove? Però è andato benissimo, credo un paio a di San giorni Valentino, per farlo a San Valentino, infatti in occasione di una sagra dedicata a Sagna e Fagiola. Sagna e Fagiola, 15 chili che sono andati a ruba. Sì, il sindaco di San Valentino, Angelo D'Ottavio, ci ha chiesto questo prodotto, noi con piacere abbiamo cercato di... Avete esportato sì. Un po' di cappelle sì. A San Valentino. A San Valentino. Cos'altro dire di quest'estate a cappelle sul Tavo? Allora, innanzitutto abbiamo cercato di coinvolgere un attimo tutti, un po' tutti. Io qui dovrei chiaramente invitare tutti quanti i sindaci, mi sento di invitarli, lo farò anche formalmente, lo faremo con l'amministrazione sicuramente, invito Presidenza della Regione, invito Presidenza del Consiglio, i vari presidenti, Presidente della Provincia, li devo invitare perché devono venire a cappelle. Poi di manifestazioni ce ne sono tantissime in giro, quindi insomma chi più ne ha più ne metta. Se mai per un saluto, magari soltanto un po' di blues o più sì. Che un ballo in piazza, certo. Piuttosto che ne so, dare un'occhiata a queste pupe. Magari in un momento di stanca. Un assaggino di tondino. Di tondino, che non guasta assolutamente. Certo, certo, certo. Grazie Angelo Anselmi per essere direttore. Stato ospite qui a Zoom In. Vi ringrazio tutti, saluto tutti i cittadini di Cappelle. Obbligatorio anche voi. Appuntamento con le pupe a fine agosto con il tondino del Tavo. Grazie e a voi che ci avete seguito da casa, arrivederci con i prossimi appuntamenti su TV6 con l'approfondimento di Zoom In. Tanto l'informazione continua.